Roberto Raschiatore, un pomeriggio in grande stile ad Avezzano per premiare quelli che i lettori del quotidiano Il Centro hanno scelto come i migliori della storia dell'Avezzano. Sì, un pomeriggio dai colori bianco-verdi, direi, perché sì, noi oggi grazie al Centro e grazie a questo concorso ideato dal Centro abbiamo raccolto quelli che sono stati i voti dei lettori del quotidiano, un concorso che è durato circa 3 mesi e abbiamo dato la possibilità a questi lettori di scegliere la squadra ideale del secolo di storia dell'Avezzano Calcio, visto che quest'anno ricorre appunto il centenario. E i lettori hanno premiato quelli che secondo loro sono i calciatori che hanno segnato la storia bianco-verde, quindi ci sarà il miglior portiere, i migliori 4 difensori, i migliori 3 centrocampisti, i migliori 3 attaccanti e poi un premio speciale andrà al miglior allenatore della storia bianco-verde e al miglior presidente della storia bianco-verde. Parliamo allora del miglior presidente, del miglior allenatore e chi è secondo anche Roberto un po' il miglior giocatore della storia dell'Avezzano? Ma guarda, è difficile perché poi la mia memoria chiaramente arriva, comincia dagli anni 70 in poi. Io ricordo le varie formazioni dell'Avezzano. A mio avviso sicuramente il calciatore che più di tutti ha segnato la storia bianco-verde, anche perché è un avezzanese doc, è Roberto Di Nicola, che fece quel famoso gol a Teramo che consentì all'Avezzano di andare in C1, quindi il massimo traguardo raggiunto dall'Avezzano Calcio. E poi per quanto riguarda invece il concorso, il miglior presidente è stato Mario Spallone, che ha diretto dal punto di vista dirigenziale appunto l'Avezzano negli anni a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, e il miglior allenatore invece Rosati, che qui ad Avezzano chiamavano il compare perché era un po' un personaggio istrionico, un personaggio che ha legato anche con tanti tifosi e che è rimasto nel cuore della tifoseria.